Io sono Vittorio Spina, responsabile ricerca e sviluppo Team Italia, e quello che proponiamo oggi è un modem multi-gateway, un router multi-gateway che prevede la gestione per utente delle connessioni di bordo. Quindi in pratica è un device a cui è possibile connettere tutti i vettori navigabili che sono presenti sulla barca, quindi come VSAT, GSM, UMTS, LAN di banchina, e poi gestire le varie connessioni per utente. Cioè è possibile creare ad esempio un utente e assegnargli una login, una password, in modo che quando l'utente proverà a connettersi gli verrà richiesta una password, e poi assegnargli delle connessioni che sono disponibili soltanto per quell'utente. Per ciascuna connessione che rendiamo disponibile all'utente possiamo anche scegliere quali sono le limitazioni tipiche per quell'utente. Per esempio dire che l'utente avrà a disposizione una connessione soltanto testo, oppure una connessione privata dello streaming, oppure una connessione totalmente libera. È anche possibile effettuare delle limitazioni per velocità di connessione, quindi selezionando un bandrate per ogni utente è possibile scegliere una quota massima di connessione, oppure anche limitazioni temporali relative al tipo di account. Quindi scegliere per esempio che quell'utente, quando usa una DSL, sì, che magari sulla barca è gratuita, ha piena libertà, mentre invece quando usa una connessione notoriamente costosa, come potrebbe essere il Fleet, avere molte più limitazioni e quindi è possibile gestire in maniera migliore anche le proprie la spesa. Il cliente tipico di questo sistema è chi ha una barca con magari personale a bordo, quindi può creare per esempio dei gruppi di utenti, come potrebbero essere i crew oppure gli ospiti, e selezionare delle limitazioni a seconda dell'utente che ha a bordo in quel momento. E addirittura noi abbiamo previsto nei possibili utenti disponibili anche un utente armatore, che noi abbiamo chiamato Super User, che ci permette appunto di definire un utente che ha qualunque libertà di connessione, ma anche la possibilità di connettersi senza inserire password, perché viene riconosciuto automaticamente tramite il MAC address, cioè tramite una caratteristica tecnica precisa della connessione, e quindi possiamo anche per esempio disabilitare gruppi interi. Quindi per esempio, che ne so, l'armatore in quel momento ha una video call, noi eliminiamo tutti gli utenti e diamo tutta la banda per quell'armatore, in modo che lui non abbia limitazioni di traffico. Quindi è un modem che è orientato alla gestione degli utenti, alla gestione del traffico per utente o per gruppo di utenti. L'unica cosa che rimaneva da fare, l'abbiamo aggiunta, è un utente particolare, che è quello hardware, cioè per esempio i decoder digitali, per i videoregistratori, per evitare che magari io ho attiva una connessione particolarmente costosa e il decoder scarichi le copertine di un film. Possiamo decidere che quel tipo di utenti scarichi solamente quando è disponibile una connessione per esempio gratuita o a basso costo. Noi abbiamo orientato il nostro lavoro anche su un'interfaccia molto semplice. Non c'è bisogno di un tecnico, di una persona che abbia conoscenze specifiche. In appena 10 pagine di configurazione possiamo far tutto. E la configurazione si fa tramite browser, quindi da qualunque macchina, accedendo come amministratore del sistema, e in 10 pagine si configura tutto, quindi è una cosa molto veloce e molto intuitiva.